Mi scuso per aver fermato Franca perché avevo io l'urgenza che raccontasse quello che ha raccontato poi appresso, subito, immediatamente. Io vi dico una cosa, che in molti momenti, ascoltando Berlusconi, torno ancora a capo di tutto il discorso, ho l'impressione di essere davanti a una persona piuttosto volgare. E neanche tanto intelligenti, penso, e soprattutto sgarbata, mancante di umorismo, soprattutto mancante assoluta di umorismo, di umanità, è truculento. Pensate soltanto il discorso che ha fatto a proposito di Napolitano, insomma, dovrebbe dare le dimissioni, fatti un po' più in là che arrivo io. Ma pesante! E uno dice, vabbè, è un brubru, come si dice in Lombardia, cioè è un po' una bestia, il palcoscenico, ma è una bestia. E Franca mi ha toccato come dire, guarda che vai un po' pesante. Ma lui supera ogni cosa, d'accordo che è presidente. Adesso, fra poco, c'è da temere che appunto, come diceva prima il nostro amico, è proprio intelligente, così distributore di idee, di sollecitazioni. C'è il pericolo, questo è vero, che la cosa si diventi tragica, che si arrivi ai 12 anni. Ma io dico che quella trivialità non è, determinata da un fatto, meccanico. No, è organizzata. Perché quel fatto è un avvertimento. Stiamo attenti che non è se dice vabbè, poveraccio, anche Bossi quando dice prendiamo i fucili. Non è un pirla, come si dice in Lombardia, che dice delle cose senza senso. No, quello li pensa davvero e quelli che vanno appresso le pensano davvero che ci possa essere una repressione, che si debba arrivare a essere duri, che bisogna arrivare veramente alla polizia e in un modo perdere completamente le libertà. Io lo sento l'altro giorno appunto. Quando ero a Vicenza e vedevo questa manifestazione, appresso, il giorno appresso c'è stata un'altra manifestazione, ebbene c'è stato un attacco della polizia, feroce, duro, arrogante. La polizia fino a qualche giorno fa era sempre stata tranquilla, erano pieni di accettazione di un gioco e di una comprensione, erano democratici perfino, sorridevano, cercavano di evitare di essere troppo invadenti e di colpo invece è arrivata qualche cosa. A Dal Molin, sì, ho detto Vicenza, Dal Molin, insomma, sono arrivati a fatti di durezza, hanno cominciato a mettere per esempio la macchina o meglio la camionetta davanti a certe case, metterli in angoscia, fare in modo che si abbia timore, che si senta un panico, che si senta la presenza di un controllo e di una situazione di oppressione. E questo come l'ho sentito io, fateci caso, esiste dappertutto ormai. Viene avanti un'aria che non mi piace assolutamente. E allora sono d'accordo, dobbiamo ripensarci, dobbiamo lasciar correre certe idee che avevamo prese di andare in fondo a certi discorsi ben chiari, come quello per esempio di non aver premuto veramente l'acceleratore su certe questioni come sono la cultura, il problema dei giovani, il problema del diritto al lavoro per intero, il discorso dei giovani che si trovano con stipendi veramente da fame e i vecchi e il problema quello di Valdolin, quello cioè il problema grave di essere in guerra di fatto con la faccia e il discorso della pace. Io non lo accetto. Però nello stesso tempo dobbiamo pensare all'altra chiave. Sono d'accordo, sono convinto del fatto che abbiamo una carta sola da giocare e quella bisogna giocarla giusta, anche se porta un dolore, una malinconia, un'angoscia. E però
dobbiamo dire ben chiaro, noi ti diamo la possibilità, anzi ti indichiamo la possibilità di dirigere e di sostituire, di salvare questa situazione, ma ricordati che la nostra angoscia per come conduci, come dirigi, come porti avanti è grande e non te la lasciamo passare. Questo dobbiamo dire. Ah sì, ma avete capito che stavo parlando di Veltroni, vero, vero? No, ho visto delle antenne che saltavano. Sì, è proprio questo, quello che ho detto per ultimo, lo rivolgo a Veltroni, sì, è chiaro.